Tutto a posto? Sono a casa di zia. Non andare a dormire troppo tardi e non stare troppo col cellulare. Buonanotte. Una raccomandazione, la buonanotte, inizia il turno d'Elisa. Siamo a Roma, la seguiamo, non vuole mostrarsi, teme di perdere l'unico lavoro su cui può far conto. A dicembre sono 3 anni che lavoro come rider. A Roma e provincia sono circa 3.000, sono aumentati esponenzialmente perché il lockdown ha fatto aumentare in maniera forte le consegne delle merci nelle abitazioni. Adesso sono online e niente, adesso sono in attesa di ordini. Mentre aspettiamo, racconta. Sono una ragazza madre di 30 anni, mio figlio invece ne ha 10. Mi diceva no mamma non andare, però io gli dico ogni volta purtroppo devo perché se no non si può vivere. Questi lavoratori non hanno ferie, non hanno malattia, è veramente pochi euro a consegna. Su 400, non superarli. 400 euro al mese? Sì, ho campato a volte anche con le mance. Ecco perché Elisa a un certo punto è costretta a aumentare i turni e oggi lavora tutta la settimana. 7 su 7? Sì, adesso sì, tutti i giorni 7 su 7. Sì, sì. Per 800 euro al mese. Esatto. Va bene. Esatto, se va bene. Cambiano continuamente la soglia del pagamento minimo, da che magari era 5 euro diventa 3 euro e via dicendo. Quanto tempo aspetti? 14 minuti e quasi 15. Per una consegna che ti verrà pagata quanto? 4,56 euro. Chiaramente non pagata questa attesa. Esatto, è arrivato un ordine, non è proprio una zona molto illuminata. Elisa ha paura, ha già subito un'aggressione. È iniziato un signore a infastidirmi, mi lasciava citofonare e fisicamente iniziava a spingermi. E poi ho visto un ciclista, gli ho chiesto aiuto ma non si è fermato. Dopo un po' un ragazzo si è messo in mezzo, mi ha difesa lui insomma.